Salve a tutti. Cielo è sempre più blu. Allora, benvenuti ad Antichità Scippa. Antichità Scippa si occupa di consulenze di antiquariato per divisioni ereditarie, per valutazioni, expertise, perizie e compravendita di mobili, di oggetti e quadri antichi. E all'interno della nostra ditta, all'interno della nostra galleria, svolgiamo anche delle lezioni di antiquariato, come molti di voi già sapranno. Lezioni di antiquariato, lezioni. Alcune di queste lezioni, anzi per la verità alcune sintesi di queste lezioni, le ho già presentate in video qua sui network, su Facebook, su YouTube, su Instagram, e questa sarà, questa di questa sera sarà una sintesi di una delle tante lezioni svolte da noi. La volta scorsa abbiamo affrontato un tema tosto, abbiamo parlato del barocco e di quel periodo, abbiamo detto che una figura importantissima che rivoluziona completamente il linguaggio dell'arte, sovvertendo i canoni linguistici e stilistici del Rinascimento e del Manierismo, ricercando e rappresentando il divino nell'uomo comune, era un artista milanese, e abbiamo parlato un po' di lui, è un pezzetto della sua poetica, e che un artista che ha lasciato il suo segno a Napoli, un segno forte. Questo artista era Michelangelo Merisi da Caravaggio, eh sì, il Caravaggio. Stasera faremo un salto di più di 300 anni e focalizzeremo l'attenzione su un particolare di un artista napoletano che alla fine dell'Ottocento anch'egli sovverte i canoni accademici, mettendo la vita vera al centro di ogni sublimazione artistica e poetica. Ne parleremo anche osservando qualche sua scultura. Eh sì, si tratta di uno scultore famoso napoletano che realizzava le sue sculture con la tecnica della fusione a cera persa. L'artista di cui parleremo è Vincenzo Gemito, che è nato nel 1852 ed è morto nel 1929. Gemito fu un uomo e artista eccentrico, di umore instabile, soffriva spesso di crisi di nervi e anche, pensate che durante le sue crisi di nervi, proprio come lo stereotipo dell'artista vuole, distruggeva i suoi lavori poco che lo convincevano poco, e soprattutto i bozzetti, quelli più freschi, più belli, quelli realizzati sulle carte velocemente. Per converso produceva tantissimo, lavorava di continuo, e proprio e soprattutto i disegni testimoniano il suo genio, quel suo cogliere con una miracolosa immediatezza una fisionomia, e leggerla, leggere dentro la forma del volto, leggere dentro e catturare l'anima, mettendola poi in forma. Del resto l'artista fu una personalità autonoma nel quadro della scultura italiana della seconda metà dell'Ottocento.
apparentemente distaccato dalle più avanzate ricerche europee, Gemito si tenne nel solco realista, recuperando la memoria della scultura classica antica, quella alessandrina, studiata e amata fin da bambino nelle sale del Museo Archeologico Nazionale Napoletano. Sarebbe però un errore pensare che Gemito non fosse avveduto della modernità che stava investendo il campo dell'arte. Intanto, in particolare nei disegni, si legge una straordinaria capacità di penetrazione psicologica, un dono che non era semplicemente, come dire, interpretativo, ma derivava da una lettura profonda del contesto da cui l'artista traeva i principali modelli. La sua predilezione era per la gente umile, di cui sottolineava l'espressività passionale e partecipativa, della vita. Nei disegni ciò che si traduce in un segno mobilissimo che, sebbene ricomposto in una forma classica, conserva la densità dell'emozione, del pathos che lui cercava di ricreare, e ci riusciva, in ogni sua opera. I suoi soggetti erano i fanciulli, che poi erano gli scugnizzi dei quartieri, i pescatorelli, gli acquaioli, gli acrobati, di cui l'artista fu un insuperabile narratore. In essi rifletteva la sua stessa storia. Gemito nacque da ignoti e fu affidato ancora in fasce alla famosa ruota dell'Annunziata, e crebbe tra la gente dei quartieri, ubriaco di luce, di buio, ma anche con lo sguardo segnato da un'inquaribile e drammatica malinconia che trasmetteva tutto nelle sue opere. Gemito, Gemito. I suoi soggetti, come ho detto, erano questi ragazzini, o scugnuziel, diciamo a Napoli, non c'è un altro termine, quel monello di strada che la parola napoletana scugnizzo rappresenta e che ormai è entrata a far parte proprio nella lingua napoletana. Il primo ad usare questa parola fu un poeta napoletano verso la fine dell'Ottocento, era Ferdinando Russo, all'interno di una raccolta di sonetti intitolati Escugniz. Ferdinando Russo chiarì poi che si trattava di un termine utilizzato nell'ambito della malavita napoletana per definire quei ragazzini che vivevano la loro giornata per strada. Lo scugnizzo è una figura napoletana talmente forte che ormai fa parte dell'immagine della città, anche e soprattutto con l'aiuto dell'arte, della poesia, della pittura, della scultura e del cinema. Pensiamo al neorealismo, per esempio, il famosissimo Chuchat del 1946 di De Sica, o lo Scugnizzo Pasqualino di Paisà nel film di Rossellini, sempre del 1946, ma anche testi teatrali classici, come ormai classici, come quello di Raffaele Viviani, L'ultimo Scugnizzo, ancora oggi messo in scena e che trova successo dovunque da grandi artisti come l'ultimo Massimo Ranieri, che l'ha interpretato meravigliosamente. Ma è proprio alla fine dell'Ottocento che pittori, poeti, scultori, napoletani e non, che dell'immagine dello Scugnizzo, questi ragazzini mezzi nudi, spavaldi,
spesso scalzi, e che avevano una straordinaria vivacità e intelligenza, che popolavano le strade di Napoli, ovunque, ne fanno la loro poetica principale, la loro poetica principale. Ma ritorniamo un attimo a Gemito. Gemito, già all'età di 9 anni, iniziò la scultura nella bottega del maestro Emanuele Cangiano, ma lui era uno spirito libero e ben presto aprì un suo primo studio insieme al suo grande amico, che resterà amico per tutta la vita, Antonio Mancini, per poi viaggiare all'estero, a Parigi principalmente, dove visse, dove vinse anche importanti premi proprio con i suoi soggetti più cari, per poi ritornare a Napoli con questa esperienza parigina. Gemito fu un autodidatta ed era decisamente antiaccademico. I suoi soggetti, come nel caso di questi scugnizzi, di questi bronzetti, sono una rilettura degli schemi classici della scultura per poter rappresentare la gente del popolo, la vita vera. Cioè, se li guardiamo da lontano sembrano figure classiche, ci avviciniamo e vediamo lo scugnizziere, vediamo questi ragazzini della strada. Il suo modellato nel panorama della scultura dell'Ottocento si contrappone nettamente nella sua naturalezza istintiva agli schemi accademici, ed anche il rapporto con la scultura classica, a cui fa sempre riferimento, è totalmente rivissuto in piena autonomia espressiva. Gemito ha un obiettivo, sembra avere un obiettivo, cioè quello di rappresentare i volti e le espressioni del popolo. I suoi soggetti erano, come in questi casi, lo scugnizzo, o Piscaturiel, l'acquaiuolo, il venditore dell'acqua, persone vere, erano persone vere che rappresentavano la vita vera e allo stesso tempo la rappresentazione della bellezza intrinseca in quei volti ed espressioni, e con queste, come dire, con queste espressioni umili. In buona sostanza, Gemito innalza alla classicità la povertà, l'umiltà. Un po' ciò che farà poi, più di mezzo secolo dopo, un grande poeta, raccontando e innalzando alla classicità la vita svolta per strada dai ragazzini questa volta nelle borgate romane. Sì, parlo di Pierpaolo Pasolini. Qualche giorno fa mi è capitato di vedere un video su Facebook di un noto critico d'arte, dove, parlando della differenza di linguaggio e di forma tra l'arte antica e l'arte contemporanea, sosteneva che l'arte tende ad invecchiare, che ci è abbastanza comprensibile l'arte classica, antica, perché in buona sostanza è giovane, mentre risulta più complicato e complesso il linguaggio dell'arte contemporanea perché è vecchia. E come tutto ciò che è vecchio, la sua forma, nella sua semplicità, racchiude tanta complessità. Una lettura affascinante, devo dire la verità, che mi ha fatto riflettere, e che in parte sono d'accordo, in parte però ho sempre pensato che l'arte, la poesia in senso, come dire, in senso crociano, la poesia in senso crociano, vive in una dimensione atemporale, che non è misurabile con gli strumenti che abbiamo inventato noi per misurare il tempo, come l'orologio o il calendario, e che tante volte in qualsiasi epoca possono cambiare le tecniche, le tecnologie, lo spirito, la poetica, l'atteggiamento di ciò che muove il pittore della fine del Cinquecento, Caravaggio, come abbiamo visto l'altra volta, lo scultore della fine dell'Ottocento, Gemito,
o il poeta degli anni 70 del Novecento, degli anni 60, 70 del Novecento, Pasolini, a realizzare una forma per esprimere e raccontare, è indipendente dal tempo che le separa. E quella volontà identica di innalzare alla classicità, a rendere eterna l'umile esistenza degli ultimi, degli invisibili, è la stessa. Caravaggio innalza al divino il dramma della vita comune. Gemito e Pasolini. Gemito e Pasolini innalzano alla classicità, rendendo anche loro eterna l'umiltà. Quando ho iniziato questo video, vi ho fatto ascoltare una canzonetta. Una canzonetta semplice, che è orecchiabile, che conosciamo un po' tutti. Che conosciamo un po' tutti, sì, è di Rino Gaetano, un artista che negli anni 80 del Novecento, anche lui con le sue parole, la sua musica, innalza alla classicità rendendo eterna l'umiltà delle facce comuni della gente. Per cui mi fa piacere mettere insieme questa visione poetica della gente comune, artisti, musicisti, scultori, pittori di quattro diverse epoche: Caravaggio, Gemito, Pasolini e Rino Gaetano. Chi ama l'amore?